Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa terza puntata di Sfide di Smartphone Photography. Oggi vi porterò in viaggio attraverso due location veramente spettacolari in quella che forse è la sfida più ambiziosa fino ad ora in questa serie. Sì, perché partirò con ben 4 smartphone differenti, un Redmi Note 11 Pro, un iPhone 13 Pro, un iPhone 14 Pro e uno Xiaomi 12S Ultra per effettuare degli scatti di astrofotografia. Io sono Vincenzo De Caro, sono un operatore di camera e direttore della fotografia e da circa 2 anni collaboro con Xiaomi e con altri grossi brand nella realizzazione di cortometraggi e spot cinematografici realizzati esclusivamente con smartphone. Direi che non vi rubo altro tempo, ci vediamo qui al termine del video per andare ad esaminare gli scatti effettuati e che dire se non buon viaggio. Non promette benissimo il cielo per fare la foto alle stelle, ma ci proviamo lo stesso. Non essendo il mio genere fotografico, sono andato a ripassarmi un po' la cosa. Esiste una regoluccia che si chiama regola dei 600. In cosa consiste? Dobbiamo sostanzialmente prendere la lunghezza focale che stiamo utilizzando. Quindi nel caso dello smartphone, se utilizziamo la camera quella più performante, che è la 1x, è 24 mm, prendere il 600 e dividerlo per 24. Il numero che viene fuori corrisponde al tempo che dobbiamo impostare in macchina. Non è tanto una questione di esposizione, ma di movimento. Siccome il nostro bel pianeta gira, se impostiamo un tempo troppo lungo, le stelle vengono mosse. Ma com'era piatta la Terra? Faremo delle prove di base, perché io non ne ho idea, non ho mai fatto una foto al cielo stellato. Sappi che in tutto ciò è difficilissimo tenere questo coso stabile. Ok, dire che è uno stabilizzatore, pensa se non lo fosse stato. Siamo arrivati nella parte più bassa dell'altopiano. Che dici? Facciamo volare un po' il drone? Qua? No, direi più su. Io tornerei a casa. È la donna più critica del mondo. Stacchiamoci un po' dallo sfondo. Guarda la tua sinistra. Sì. Bene. Io credo che questa sera congeleremo, ovviamente. Sì, la foto più bella del viaggio. Bella, da questo lato della piana, che era proprio dove volevo scattare la foto, siamo sommersi di nuvole. Nel frattempo vi volevo parlare un pochettino dell'astrofotografia applicata allo smartphone, perché esiste tutto un ecosistema di applicazioni di cui non avevo idea. La prima che ho scoperto è questa Light Pollution Map, perdonate il mio inglese, che praticamente si occupa di monitorare l'inquinamento luminoso. La seconda di cui vi voglio parlare è questa Moon Tracker, molto utile. Che cosa fa? Inquadrando il cielo. Ok, ecco lì. Infatti la luna adesso si trova lì di fronte a noi e lui ce lo indica e ci mostra anche più o meno dove andrà a finire alle 23 lì. Questo perché è molto utile per l'astrofotografia. È molto utile perché la Luna purtroppo non è nostra amica. Qualsiasi fonte di luce non è nostra amica ed essendo la Luna una fonte di luce molto molto più forte rispetto alle stelle, che cosa succede? Che laddove c'è la Luna le stelle le vediamo meno, quindi tendenzialmente è meglio darle le spalle. L'ultima applicazione
anche per importanza, se vogliamo, carina che ho trovato è questa Star Walk, cioè se avete come obiettivo quello di fotografare una costellazione in particolare, con questa abbiamo anche qui una sorta di simulazione in realtà aumentata. Vedete? Più o meno ci fa anche una sorta di simulazione dello scenario che ci troveremo di fronte. Non so quanto sia approssimativo e quanto sia realistico, ma comunque mi sembra abbastanza precisa, ma anche qui magari chi si occupa in maniera più approfondita di astrofotografia, se utilizza delle applicazioni o dei programmi, me le può indicare. Il cielo, quindi ci proviamo. Mi sono portato semplicemente un Joby, cavalletto piccolissimo, molto comodo. Rimaniamo sempre nell'ottica della smartphone photography e quindi della leggerezza. Posizioniamo l'iPhone sul supporto, faccio in modo che le ottiche stiano in basso, quindi lo posiziono così in modo da agevolare la possibilità di stare più vicini al pelo d'acqua possibile. Molto comodo il Joby perché si adatta un po' a tutte le superfici. Quello che vedete lì è il 3 K, se non erro, si chiama, non mi ricordo. Comunque, è quello che regge fino a 3 kg. Per lo smartphone, addirittura potreste prenderne un modello ancora più piccolo, quindi è ancora più comodo da portare in viaggio. Su iPhone non mi sono fidato ad utilizzare l'app stock di Apple perché non ha modalità manuale, è molto limitata. Ho scaricato ProCam 8 per poter avere i parametri. Purtroppo, l'iPhone, vedete, anche in questa app mi va un po' a miscelare delle cose perché ho una sezione dove posso selezionare un tempo in cui l'otturatore rimane aperto, presumo, e poi però c'è un altro parametro che è quello dei tempi effettivi quando vado a impostare la macchina in manuale. Quindi non so se le due cose cozzeranno. A questo punto proviamo ad affidarci totalmente all'app. Luce scarsa 30 secondi e vediamo cosa succede. Ok, proviamo con il Redmi Note 11 Pro, è un telefono di fascia molto inferiore all'iPhone, ma ci consente di entrare in modalità manuale. Andiamo ad impostare il tempo a 15 secondi, che è il massimo che ci consente questo modello. Gli ISO tentiamo di impostarli, facciamo un tentativo con gli ISO 800, il fuoco su infinito, spegniamo le luci e proviamo a portarci a casa questo scatto. Sono tornato da Campo Imperatore non soddisfatto. Abbiamo aspettato giornate limpide senza successo. Devo cambiare strategia, devo cambiare location e devo cambiare anche smartphone. Serve qualcuno che ne sappia più di me. Ehi, Gab, com'è? Tu hai già saputo della mia sventura di Campo Imperatore. Sì, l'ho saputa, ahimè. La copertura nuvolosa si valuta in ottavi e quindi dovremmo andare a puntare proprio al minimo. Mi sto pensando a Livata, che è molto più vicina. Mi è venuto in mente perché lì c'è un osservatorio astronomico. In questi giorni ci sono possibilità. Però va un attimo studiata, perché come vedi oggi per esempio c'era alta pressione, però c'era qualche nuvole. Minimo direi 48 ore prima riusciamo a capire, diciamo, abbastanza bene quando muoverci. Siamo diretti a Monte Livata per il secondo tentativo. Stiamo salendo con gran fatica con questa Lancia Y con 225.000 km. Stavolta con Xiaomi 12S Ultra, iPhone 14 Pro e questa volta, come avete già visto, sono in compagnia di due esperti. Mi sono occupato delle previsioni, essendo un tecnico meteorologo. Oggi siamo in piena stabilità atmosferica, siamo in regime appunto di alta pressione, quindi visibilità al 100% in quanto appunto l'anticiclone non prevede la formazione di nubi. E oltretutto abbiamo anche una luna in fase crescente con una luminosità soltanto al 12%. Mi conferma, dottoressa, Dottoressa questa. Jessica, lei invece di cosa si occupa? Oltretutto io mi occupo di neve, anche se non c'è Si ovviamente. occupa di neve, ok, Andremo. stoppiamo, non c'entra niente. Diciamo che so anche di cosa si tratta quando parliamo di
Inquinamento luminoso, ecco. Se uno non ha un amico meteorologo, come fa? Si attacca a gira tutta. Siamo in mezzo a un bosco. Gira tutta. Una certa Gabriele ci ha detto uscite dalla strada, tranquilli. Eccola, eccola qua. Prendiamo la strada sterrata. Aspetta che non so quanto... Come ce la facciamo? Qualcuno deve uscire. Qualcuno deve uscire. No, ma stai scherzando? Dobbiamo scendere da qua. Magari è dolce. Com'è fuori? È dolce. È dolce. Ecco. Ecco, è finita. È finita. Bravo. Vai. Fermo. Posso stare davanti. Devo girarmi qua? Qua. Vai, vai. Guarda dietro, guarda dietro. Vai. Ci siamo liberati dal pantano, siamo arrivati in un posto assurdo, ragazzi, si intravede anche la Via Lattea. Bestia numero 1, 12S Ultra, mi aspetto il risultato migliore. iPhone 14 Pro, direi che ci siamo. Lo scenario con maggior densità di stelle è questo, infatti abbiamo Roma alle spalle, si dicevi, no? Quindi nonostante la distanza, ovviamente da qui Roma è impercettibile, la cosa va ad influire sul cielo. Su iPhone stavolta utilizzo l'app Stock perché ho scoperto che lui cosa fa? Va a riconoscere in automatico lo scenario che ha davanti, in questo caso uno scenario con pochissima luce, e aumenta in automatico sempre la modalità notte fino a un massimo di 30 secondi. Fa tutto lui. Approccio che insomma sapete non approvo molto, ma che considerando l'intelligenza artificiale di iPhone spesso porta risultati incredibili. Dall'altro lato invece modalità Pro pura, abbiamo l'otturatore che può rimanere aperto fino a 30 secondi e con entrambi andrò a scattare in RAW. Sempre importante ricordarsi di attivare sia da una parte che dall'altra un timer di 3 secondi, ragazzi, perché come vi spiegavo in altri contenuti, quando andiamo a cliccare sugli smartphone per scattare, il momento del click, anche se fatto con estrema delicatezza, porta sempre a una micro vibrazione che porterebbe a un micro mosso nella foto. Io ho riconosciuto lo scenario ed è impostato a 30 secondi, già ci dà una rumorosa anteprima l'iPhone, però ce la dà. Vediamo invece su Xiaomi il tempo di esposizione, eccolo qua, 25 secondi. Andiamo a vedere le foto. Allora... Wow, l'iPhone, oh mio pazzesco. Dio. Ecco un Vincenzo De Caro, pronto. Quanto sono diverse? Tantissimo. Beh, diciamo che su quella di sinistra prevale la naturalezza dello scatto. Sì. Quello sì. Quindi sullo Xiaomi. Ne abbiamo fatta una inquadrando l'osservatorio. Wow. Guarda qua. Attenzione. A destra siamo a Star Wars. Cioè, senza... devo dire che Xiaomi tutta la vita su questa foto è bellissima. Senza bellissima. Ritocco. Sì. Tanta reale, roba, eh. Ecco. Sì. Molto reale. Beh, direi che le abbiamo incuriositi abbastanza. Andiamo in studio, guardiamo i risultati. Bene ragazzi, io spero che questa puntata come sempre vi sia piaciuta. Vado veloce alle conclusioni, ma vi ricordo prima che come sempre sul mio blog, purtroppo non subito ma fra qualche giorno, saranno disponibili non solo un articolo di approfondimento su tutta questa esperienza, ma soprattutto gli scatti da poter scaricare sui vostri computer e visionare alla massima qualità. Detto ciò, questa si può dire che era una sfida dove i muscoli contavano qualcosa e quindi il nostro, ad esempio, Redmi Note 11 Pro ne ha sofferto parecchio. A differenza del contesto di Londra, dove ci aveva stupito nel confronto con l'iPhone, qui l'hardware troppo scarno, l'impossibilità di scattare in RAW e soprattutto la limitazione ai 15 secondi in quanto a tempi di esposizione, cosa che non avevo mai visto su nessun Android e su nessuno Xiaomi, hanno restituito dei file che secondo me sono semplicemente insufficienti, poco nitidi, molto compressi, per niente lavorabili. Metto però un piccolo PS perché non è detto che se avete uno smartphone di questa fascia di prezzo e qualità non possiate ottenere degli scatti molto molto migliori, perché il 99% di loro ci permette di arrivare ai 30 secondi di esposizione e questo fa tutta la differenza del mondo.
Passando invece agli iPhone, li metto assieme, il 13 e il 14 Pro. Il 14 Pro sicuramente, grazie al sensore più grande e maggiori megapixel, restituisce un file un po' più corposo, un po' più piacevole da guardare, ma il problema grosso qui è con l'approccio allo scatto. Totalmente bocciato ciò che si può fare con l'app stock di Apple, che ci costringe ad attenerci alle sue regole, dovendo riconoscere in modalità notte lo scenario e non facendolo sempre bene, perché sì, io inquadravo il cielo e ogni tanto lei decideva di fare un tempo di 10 secondi e ogni tanto un tempo di 30, facendomi ottenere alle volte questo e alle volte questo. Ho sprecato almeno mezz'ora, 40 minuti in scatti inutilizzabili perché lui non si settava in alcun modo sui 30 secondi. Oltretutto non ha step intermedi e quindi non ci permette di rispettare la regola dei 600. Questo già esclude praticamente iPhone dai giochi. Si può provare ad ovviare con delle app di terze parti. Io ho fallito clamorosamente con Procam 8, che secondo me è un casino, un disastro, non si capisce nulla, ma consigliatemi voi qualcosa. Il vincitore assoluto di questa sfida, dove appunto i muscoli servivano, è ovviamente Xiaomi 12 S Ultra. Il sensore da un pollice non si è lasciato attendere, fin da subito ha restituito dei risultati già dallo schermo dello smartphone visibilmente migliori, una gestione del file RAW molto più interessante di quella di Apple, che ti propone un file già molto carico di colori, carico di luminanza e quant'altro, e un approccio allo scatto già con l'app stock, che come per tutti gli Android è quello assolutamente necessario per questo genere fotografico, ovvero il controllo completo di tutti i parametri. Una volta trovato l'equilibrio tra i tempi di esposizione e gli ISO, ho risolto, posso muovermi e scattare tutta la notte senza dovermi più preoccupare di impostare la camera. Sarei stato molto curioso di provare il Google Pixel 7 Pro con la sua modalità astrofotografia in comparazione alla modalità automatica di iPhone, purtroppo non ho potuto farlo, ma proprio per questo motivo, se volete sostenermi, vi basta mettere un like, commentare questo video, attivare la campanella e, se vi va, seguirmi anche sugli altri social, dove posto sempre contenuti differenti. Io vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo alla prossima sfida.